felice. E comunque resta dalla scuola perché mi stanno piacendo i primi giorni e poi stanno piacendo, quindi sono felice di farvi appunto il video. Cosa c'è nei miei 3 astucci? Perché ho 2 astucci per gli evidenziatori e un astuccio per penne, rielli, eccetera. Quindi 1, 2, 3, iniziamo subito! Nel primo astuccio, che è quello diciamo un po' più normale, dove ci sono comunque penne, matite, gomme, ho questo, appunto questo è il mio astuccio, e c'è Hedwig di Harry Potter e dietro c'è appunto la lettera che comunque Hedwig consegna ad Harry Potter. Allora, mi piace tantissimo questo astuccio, l'ho comprato da Primark, veramente bellissimo, tipo a soli 5 euro, quindi è bellissimo. E adesso vi farò vedere cosa c'è dentro. La prima cosa a caso che trovo è un semplicissimo righello viola, piccolissimo tra l'altro. Poi abbiamo, oh, già cose più particolari ci escono. Allora, abbiamo praticamente bellissime queste penne praticamente in gel con glitter di questi colori. Mi piacciono veramente tanto, le sto usando tantissimo per scrivere tipo i titoli, sono perfette. Queste qua che volevo da tantissimi anni e sono praticamente delle penne della Stabilo, come potete leggere qua, di tutti questi colori fluo, quindi tipo rosa, rosso, arancione, giallo e verde. Mi piacciono veramente tanto, anche queste le uso per i titoli. Poi mia sorella che entra dalla porta, non fateci caso, ho questi post-it che ho messo appunto nell'astuccio. Mi piacciono perché hanno questi qua tipo segnapagina, questi a stella, questi qua per scrivere, bellissimi, mi piace tantissimo. Poi lo sto usando anche quello tanto. Poi abbiamo questa matita con la scritta Midei, la sto usando questa, questa qua è una matita HB, la prof di H ha detto dovete portare la matita HB, quindi sono stata fortunata perché la mia è HB. Questa colla che praticamente è appunto della Giotto ed è semplicissima, una colla più semplice di così mai vista, aiuto, mi cade tutto. Poi ho questa qua che è una penna della Bic con 4 colori, cioè rosso, blu, verde e nero. Poi ho 2 gomme all'interno, questa qua purtroppo si è rotta, comunque una azzurra e una rosa, mi piacciono veramente tanto, con a forma di anello presa da Tiger. Poi abbiamo questo bianchetto della Papermate che gli altri anni lo usavo, però boh, quest'anno non mi piace molto perché si è asciuga dopo, boh, dopo 50 anni, quindi boh... non mi piace molto. Abbiamo questa penna con tutte le scritte giapponesi, con tutti i fiorellini ed è praticamente rosa. Questa qua è una penna blu. Nello scorso video, Back to School, ho detto che era nera, però mi ero sbagliata perché è blu in realtà. Poi abbiamo questa penna bellissima, come potete vedere, con tutti i colori. Questa la sto usando come non so che cosa, veramente. È diventata una delle mie penne preferite, specialmente questo qua, questo azzurrino. Mi piace troppo. Abbiamo poi delle forbici semplicissime, arancioni slash rose slash rosine, appunto glitterate. Questo pennarello della Giotto semplicissimo nero. Questa penna nera a forma di cannuccia, anche lei di Tiger, pesca, color pesca, però scrive in nero. E poi abbiamo questo temperino a diamante che ho usato e quindi adesso lo devo, fortunatamente è a contenitore perché io odio alzarmi ogni 3 secondi per temperare, quindi quelli a contenitore li amo. C'è un po' di tempera che devo assolutamente buttare perché mi dà fastidio avere le cose con la tempera. E poi abbiamo una semplicissima penna rossa della Staedtler, che io mi trovo bene solo con le penne rosse della Staedtler, anche se mi sto abituando anche con quelle Bic, perché tipo quando scrivo con la blu faccio direttamente così e vado alla penna rossa, non vado a prendere la Staedtler nell'astuccio, quindi yeah. E in un altro astuccio delizioso, bellissimo, che ho comprato l'anno scorso da Pinky, tra l'altro Lockstar vicino, se non avete visto il video di Lockstar mi raccomando andatelo a vedere. E appunto all'interno ho tutti gli evidenziatori, quindi adesso vediamo parte più interessante del video. Allora, ho un evidenziatore arancio della Stabilo perché sono i miei preferiti. Sempre della Stabilo ho questo evidenziatore sui toni del rosa. Poi questo qua della Tratto Video che avevo già dall'anno scorso, infatti si è appunto cancellata la scritta. E mi piace perché il colore tipo pesca rosso, boh. Poi abbiamo all'interno questi 3 pennarelli della Giotto.
rosso, rosa, giallo e arancione. Poi ho praticamente questo tipo scotch di Elsa che non uso praticamente. E comunque devo comprare assolutamente anche i pennarelli e i pastelli, però li compro domani. E comprerò pastelli, pennarelli per arte, appunto, perché ci servono quest'anno, e anche gli acquerelli. Allora, poi troviamo delle penne rosa, azzurro e verde della Bic. Poi questo evidenziatore bellissimo della collezione Neon della Stabilo, come questo, però è tipo violaceo, mi piace troppo questo colore. E poi abbiamo questa qua della Maped rosa pastello, con praticamente, ed è extra fine, 0,4 mm. E poi sempre dentro a questo astuccio abbiamo un evidenziatore giallo fluo, che mi è quasi finito, quindi devo comprare. E poi l'ultimo astuccio, perché come vi ho detto io ho tre astucci, così li suddivido, insomma. Anche questo ha tutti gli evidenziatori, eccetera, quindi prendiamo il primo. Ah, questo qua però ha tutti gli evidenziatori della linea Stabilo Pastello, quindi troviamo il viola, l'azzurro, perché io faccio la collezione, li amo, il verde, il giallo, l'arancione, l'arancione piccolo, questo qua, poi il rosa, yeah! Bene ragazzi, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate tanti like, iscrivetevi al canale e seguitemi sui miei social, che come sempre vi lascio